Nuovo appuntamento con la raccolta alimentare nei supermercati Coop. Come sta andando? E come sempre il sostegno soprattutto a realtà del territorio che aiutano le famiglie più bisognose. Sì, senz'altro è un bilancio positivo quello della raccolta perché 3 volte all'anno Unicoop Firenze con Caritas Toscana e le Caritas diocesane promuovono queste raccolte nei vari supermercati dei punti Coop che sono presenti nei vari territori. Ad Arezzo, appunto, al centro commerciale Sette Ponti, alla Coop di via Vittorio Veneto e poi dopo ci sono altre 6-7 realtà Coop sparse nella nostra provincia e quindi anche lì nei vari territori oggi, nella giornata di oggi, collaborano a questo tipo di iniziativa. È un'iniziativa importante, vengono raccolti prodotti alimentari a lunga conservazione, ma non solo quelli, anche prodotti per l'igiene personale, prodotti per la pulizia, che poi dopo vengono ridistribuiti nel territorio attraverso appunto le associazioni, le Caritas parrocchiali che hanno contribuito con i volontari alla riuscita, si può dire, della giornata. I prodotti vengono anche destinati ad alcune realtà che accolgono i minori non accompagnati in città di Arezzo. Quindi c'è un bel coinvolgimento, sono più di una ventina le realtà che beneficeranno degli aiuti appunto prodotti e il frutto di questa giornata. Quindi è un modo per aiutare il prossimo, sentirsi comunità e però appunto anche condividere insieme una bella finalità. Sono due incontri, due grandi raccolte organizzate proprio dalla cooperativa, a cui si è aggiunta la raccolta a settembre per il materiale scolastico, perché anche quella è una grossa necessità purtroppo per tante persone. Ultima, anche un'attenzione ai soggetti che si occupano degli animali. Quindi saranno organizzate, sono già state fatte, raccolte a luglio per sostenere le associazioni, ENPA o altre associazioni che si occupano di questo. E mi sembra una gran bella cosa, abbiamo un po' preso tutto. Vescovo Andrea, una bella iniziativa oggi che sostiene tra le altre associazioni, in particolare le Caritas, organizzata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e da Coop Fi. Sì, mi pare che si possa dire che è uno dei luoghi, delle occasioni in cui si passa dalle parole ai fatti. E per noi cristiani, dalle parole del Vangelo che ci invitano alla solidarietà, all'amore, alla condivisione, al vivere un'esperienza di condivisione, di solidarietà, in rete, cioè insieme ad altri, con, la collaborazione, della Coop, Il Cuore si scioglie e poi ci sono i volontari della Croce Rossa italiana, la Caritas, appunto nelle sue varie espressioni e con volontari che vengono da tutto il territorio della diocesi. Allora, dalle parole ai fatti, dall'invito alla carità al viverlo, al viverla e devo dire il grazie anche a tutti i cittadini che con la loro spesa hanno contribuito a questa raccolta importante e davvero necessaria e utile. Ma aggiungo, dalle parole ai fatti, oggi sono venuto a vedere. La prossima volta devo venire come volontario.